Ciao a tutti, ciao a tutte! Oggi ragazze voglio farvi un video dove vi parlo un pochino della mia skincare routine, perché per chi mi segue sa che io ho un po' di problemi per quanto riguarda le creme viso con la mia pelle, perché è una pelle che si irrita molto facilmente, che mi respinge tanti prodotti, la sento spesso soffocare quando uso vari prodotti. Se uso prodotti troppo leggeri la sento comunque una pelle che tira, che non è a posto, mi dà comunque fastidio e in più tende poi a ungersi di più perché è come se si idrata da sola, produce più sebo per idratare da sola. Quindi era un periodo davvero dove non riuscivo a trovare una crema, un trattamento adatto alla mia pelle. Poi, seguendo un po' i video, leggendo un po' qua e là, ho fatto degli esperimenti, chiamiamoli così, e ho trovato veramente la mia dimensione perfetta. È un 15 giorni che sto utilizzando questi prodotti, sempre quelli mattina e sera. Mi sto trovando veramente molto bene. Ho deciso di farvi appunto questo video per parlarvene, in modo tale che se qualcuno ha la pelle un po' irritata e non riesce ad utilizzare nessuna tipologia di prodotto in questo momento, magari può prendere spunto. Allora, iniziamo. Innanzitutto vi faccio vedere i due prodotti top che secondo me mi hanno veramente curato la pelle e sono due prodotti che io utilizzo la sera dopo la detersione del viso. La detersione è un po' personale, nel senso io utilizzo uno struccante per occhi. E poi vado a struccarmi con l'acqua micellare e poi lavo il viso con un detergente comunque per pelle mista. E poi utilizzo invece di una crema e di un tonico, perché ad esempio a me il tonico ha sempre dato tantissimo fastidio. O lo metto e mi tira tantissimo la pelle, o lo metto e sento appiccicare la pelle. Quindi io il tonico non riuscivo mai ad utilizzarlo. Finché ho scoperto, appunto, scoperto, ho cominciato ad utilizzare le acque termali. In questo momento sto utilizzando questa di Avene, che è veramente buona. Sapete tutte che sono acque così spray a spruzzo. La posso mettere anche un pochino adesso, perché comunque si possono spruzzare anche durante la giornata. E fu così che adesso mi cola tutto il trucco. No, non dovrebbero far colare il trucco né niente. Comunque, io a quest'acqua, ragazze, davo valore 0 perché mi sembrava quella cosa in più che però non fa nulla. Invece, dopo aver appunto deterso il viso, spruzzando quest'acqua, sento proprio una sensazione di comfort. Sento proprio come se il viso, cioè come se l'acqua mi lenisce proprio il viso, mi toglie quel fastidio che sento magari un po' di pizzicato, di rossore, di pelle che tira, eccetera. E poi subito dopo averla spruzzata in quantità maggiore di come l'ho messa adesso, cioè ne spruzzo un bel po', poi vado ad utilizzare questo, ragazze, che è un toccasano, l'olio di argan. Io questo l'ho preso da Bottega Verde, non vi ho fatto il video haul quando l'ho comprato perché ho comprato solo questo prodotto. Ragazze, mi sto trovando da Dio. Pelle bagnata con l'acqua lenitiva, prendo due goccine di olio, vedete al tappino contagocce, questo qua, prendo due goccine così, proprio due goccine, una di qua e una di là, e la spalmo sul viso, insieme a questa, no? Insieme all'acqua lenitiva. Si assorbe benissimo, è un toccasana per la pelle, mi idrata la pelle e mi va anche a curare tutte quelle micro rughette che io vedevo che sono più che altro rughette da disidratazione, diciamo così. È fantastico, ragazze. A volte ne metto anche una goccina qua, lo spalmo anche qua sul décolleté, non proprio tutti i giorni perché qui ho la pelle probabilmente un pochino più grassa forse rispetto al viso. Se lo metto tutti i giorni tende un po' a lucidarsi. Invece qua lo metto a giorni alterni o ogni 2 giorni. Però sul viso, ragazze, tutte le sere lo passo anche intorno agli occhi perché qui stavo perdendo un pochino di elasticità, però anche qui con le creme contorno occhi spesso mi davano fastidio. Lo passo bene anche sotto, insomma, sul contorno occhi, su tutto il viso e in ultimo un pochino qua sulla fronte dove ho la pelle proprio un po' più grassina. Ragazze, mi sto trovando benissimo. Io con gli oli non ho mai avuto un rapporto proprio
d'amore folle, nel senso che non li ho mai utilizzati molto. Quando provavo ad utilizzarli, dicevano sempre, ovviamente, col viso bagnato o umido. Allora, se è troppo bagnato, non mi andava bene. Se è umido, ma è troppo asciutto, è un'umidità non sufficiente, l'olio non penetra e ti rimane tutto in superficie. Abbinato invece con questa, ragazze, una bella spruzzatina, attendo quei 20 secondi, due goccine e spalmo finché proprio si assorbe tutto da solo, insomma. Io ve lo straconsiglio, questo di Bottega Verde è ottimo, sono 30 ml di prodotto, costa intorno alle 25-26 euro, io l'ho preso col 50%, quindi è fattibilissimo, si può usare poi anche sulle pellicine per idratare le unghie, ovviamente non bisogna tenere lo smalto mentre si fa questa cura, diciamo così, si può usare anche sui capelli, si può usare sul corpo, sempre mettendone qualche goccina abbinato alle varie creme. Sui capelli, prima di asciugarli, proprio solo sulle punte per dare un po' di luminosità. Io ho provato a farlo, anche quello non me li ha lasciati unti, però veramente la particolarità è per la sera, per la pelle, perché io, ragazze, non riuscivo più a sopportare nessuna crema. Invece così ho una pelle che sta migliorando, è molto meno rossa e mi sto trovando davvero bene e soprattutto la sento nutrita, perché prima la vedevo proprio disidratata, perché le creme non erano sufficientemente idratanti, quelle che andavo ad utilizzare, oppure erano troppo ricche, la pelle comunque non me li assorbiva e quindi era sempre disidratata. E quindi vi straconsiglio questo trattamento. Al mattino invece, quando mi sveglio, che mi lavo sempre il viso con una mousse o con un gel detergente, sempre a risciacquo, perché mi piace molto lavare, come si chiama, lavare il viso a risciacquo. L'acqua micellare la uso solo la sera proprio per togliere il trucco sul viso, però al mattino voglio un prodotto a risciacquo e poi vado ad utilizzare anche qua, invece lo step siero, crema, fondotinta. No, perché in questo momento no, poi fa ancora molto caldo. Vado ad utilizzare solo un contorno occhi e in questo momento non si vede, sto utilizzando questo di Bottega Verde della linea White Sublime. Non so se c'è ancora questa linea, però, ma vi posso dire che tutti i contorno occhi Bottega Verde sono tra i contorni occhi più buoni che ho provato, anche perché si assorbono senza lasciare l'unto e senza andare nell'occhio, perché comunque non vanno messi proprio vicinissimo, ma quando lo tamponiamo, che abbiamo messo la nostra goccina di crema, andiamo a tamponarla, magari andiamo un pochino vicino agli occhi. Queste qua sono fluide, ma allo stesso tempo nutrono e idratano bene la pelle. Anche quell'effetto lifting la trovo molto buona e hanno dei prezzi abbordabilissimi, soprattutto appunto perché ci sono sempre gli sconti. Questo è molto fresco, tende un pochino a schiarirmi anche l'occhiaia, lo vedo proprio. A me questo piace veramente tanto e dopo aver messo il contorno occhi metto solo una crema colorata. In questo momento sto usando questa di Unique, che la sto anche provando, testando. Mi sto trovando molto bene perché ha una buona copertura, ma è anche molto leggera, non è di quelle creme troppo ricche. In inverno poi vado ad utilizzare invece questa in inverno. Diciamo che l'anno scorso, in primavera, all'inizio della primavera, eccetera, usavo questa della Lux, che contiene anche del primer, però è un po' troppo ricca. Come copertura sono ottime entrambi e questa è più ricca, ma non è che copre di più, è proprio una texture più ricca della crema e quindi la userò più avanti in un periodo più freddo, diciamo, dove la pelle probabilmente è anche un po' più secca o comunque ha più bisogno di essere idratata, di una crema un pochino più idratante. In questo momento, ecco, mi trovo molto bene con questa, volevo farvi vedere la confezione. Questa di Avon è da 30 ml, della linea più Lux, è la linea più costosa, diciamo così, di Avon, quella più ricercata. Questa di Unique, sapete, le vendono le consulenti Unique, io tra l'altro sono anche una consulente, se vi può interessare, però non è questo lo scopo, insomma, ed è 50 ml di prodotto, quindi anche confrontare le quantità, perché spesso mi sento dire che prodotti costano tanto, però non si guarda la quantità. Io per prima ho
Ho fatto spesso queste cose e da quando ci faccio caso, magari sto pagando veramente la metà un prodotto, ma ne ho la metà di quantità. E magari, insomma, quello che costa di più è anche più buono. In questo caso vi devo dire che sono veramente ottime entrambe. Io non riesco a dire una è più buona dell'altra, solo che questa è più fresca, senti la pelle bella idratata, ma è più fresca e più leggera, perfetta per questo periodo. Questa è un pochino più ricca, forse anche perché contiene il primer e quindi rimane un pochino più ricca, più corposa, quindi da utilizzare più quando c'è il clima un pochino più freddo. Ottime prodotto entrambi. E poi basta, procedo col mio make-up, così che la pelle non ha 3000 prodotti che non riesce poi a sostenere, insomma, perché io prima magari mi truccavo, dopo un paio d'ore io ragazze dovevo struccarmi, non ne potevo più. Sentivo o tipo come se avevo l'olio sulla faccia, che non era neanche così tanto unta, oddio, un po' di lucido mi usciva, perché utilizzavo crema più fondotinta, anche il fondotinta, quello compatto, che è comunque un fondotinta in polvere, io andavo a metterlo con la crema, la pelle si soffocava. Invece con la crema colorata mi sto trovando davvero bene. Quindi se anche voi avete una pelle un po' reattiva, che è un po' ribelle in questo periodo, vi consiglio di provare appunto con una crema colorata. Bene ragazze, questo è tutto. Ci tenevo appunto a farvi vedere questi prodotti, se possono esservi di aiuto, soprattutto questi due. Vi ripeto, quest'acqua lenitiva è fantastica. Io zero, veramente dicevo, boh, a cosa serve? Più forse una cosa per i bambini, per rinfrescare i bambini, ma cosa farà? Invece lei insieme all'olietto sono veramente il top, sono i miei prodotti top dell'autunno, diciamo così. Bene, questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo poi con il prossimo video. Ciao!